Io avevo, per ogni lettera dell'alfabeto, avevo scritto due o tre cose che mi saltavano in mente, a me. No, lei non sa che io adesso escono due miei DVD che sono proprio un costruiti sulle lettere dell'alfabeto. Ah. Perché? Ma avrà visto il DVD di no. Cosa? Niente, questa è la seconda volta che questa casa è una produttrice così di libri e di DVD, ma più di DVD che altro, e l'ha fatta con Deleuze, che la fece poco prima di morire, e allora si chiama, mi pare, alfabetiere, qualcosa del genere. Allora lui, naturalmente in francese. E come hai fatto? Perché a me mi avevo difficoltà. Concordavano, loro concordavano con lui una parola, una che comincia a separare per BTC. Infatti era quello che volevo. E mi ricordo, perché a me le hanno date, perché mi facessero il piano. Come l'alfabeto apocalittico. Ma è ma diverso, perché certo. Solo alfabetica. Allora, questo era un escamotage per fare dei quello che mi veniva in mente per animale, per bibere, perché lui è stato molto alcolizzato e in parte la morte, tutto il degrado finale, che ha avuto gli eccessi alcolici, lui è stato ricoverato varie volte. Fatto sta che credo un mese dopo che aveva fatto questa cosa, lui dice così, poi rimane qualcosa di me dopo. E impiegò molto tempo a farlo perché lui voleva concordata prima la voce. E lei come la fa realizzare? Siccome lui era molto malato di polmoni. Ma lui si è ammazzato. Appunto, un mese dopo finita questa faccenda lui si è ammazzato. Poi mi propose di farlo, dico vabbè, ma insomma mica sarà una cosa. Dico, trattatemi bene perché se io sono. Se fa questo effetto. Ma se muoio la collana finisce qua, il primo si ammazza, il secondo muore, francamente il terzo dice no. Grazie, non la faccio. E questo come l'ha realizzata allora? Però io non volevo sapere prima la cosa, perché dico, mentre Deleuze voleva che fosse concordata la cosa, dico no, mi mandarono un elenco e dice no, non voglio vedere niente. Mi volevano fare le domande prima già. Sì, per concordare prima le cose. Poi uno per forza pensa prima la risposta, arriva lì, niente, una noia, si è già pensato, replica le cose. Già nella vita si replica per forza, perché se uno dice, ma lei cosa pensa dei genovesi? Non è che nella vita cambi 40.000 opinioni, se la domanda è su quella, ma a breve distanza, immediatamente dopo. Una cosa noiosa. Allora come l'ha fatto così? Sul momento. Infatti cambiò poi le parole, addirittura all'ultimo momento. Qualche trona c'è ancora. Chi aveva preparato? Sì. E così l'ho fatto, adesso esce, credo, a maggio. Volevano presentarlo alla Fiera del Libro, non so se lo fanno. E non sapevo niente, non sapevo. Anche perché io ho già, per esempio, già un paio di altre volte ho delle appunto alfabetiche. Sì, e ho intervistato, mi piace, mi diverte.